sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Quanto gli voglio bene già io a queste ragazzine, questi ragazzi del Sacco Suardo di Bergamo. Classe mista, ma molto orientata sul lato femminile, perché abbiamo, ad esempio, vedo gli uomini, sono Anton, che saluto, guarda com'è, com'è, guarda Anton proprio, stai, no, stai pure come eri prima Anton, rifammelo, proprio così. Anton, sì. Ti sta divertendo, eh? Sì, mi piace la trasmissione. Okay. Pensa se non ti piaceva. Cioè, eri proprio... mi stai divertendo, perché mi piace. Ah, meno male. Esatto. Vabbè, che ho visto con la faccia un po' così, ma invece no, ti piace. No. Vediamo il microfono invece all'altro tuo compagno, forse come... Arriviamo qui e abbiamo... Simone. Simon, perché noi togliamo tutto Anton. Simon. Giuseppe, Simon. Simon, Anton, Pumba Simon. E Timon, però, no, Pumba Simon, e lui. Simon. Simone, ciao Simone, com'è con tutte queste compagne qua? Cioè, è bello, è il sogno di tutti oppure poi alla fine li conosci da vicino e li eviti? Nel senso secondo me è più bello avere anche dei compagni maschi in classe perché troppe donne, cioè, è dura. Dai, così te le sei limitate. Simone, sarà, Simone tieni, sarà ancora più dura dopo che hai detto questa cosa. Vivrai due anni di inferno, sei in terza, due anni di inferno, vivrai perché te la faranno pagare. Ma cos'è, perché è dura? Perché sono un po'... È un po' sclerate. Ah. La mattina la poi... tocco piano. L'appoggio lì così, Simone. Cioè, ho capito Simone bene. È come gli alcolisti anonimi. È venuto qua e ha detto, no, finalmente posso dirlo. Mi avete... No, è un po' così, sono un po' sclerate, sono un po'... Sono gelose una dell'altra? Sì, Ci mancherebbe. Chi è geloso proprio che però così, dicendolo, magari poi gli passa? Le passa. Pensaci bene. Pensaci, hai già fatto auto in fine adesso, fai, hai fatto 30, fai 31. Non peggiorare la situazione. No, io la passo questa. Alla passo, grandissimo Simone. Paolo, c'è un limite al coraggio di ogni essere umano. Esatto, è stato Simone... un momento didattico questo della trasmissione. Lui ha capito dopo due battute con te che non deve andare in quella direzione lì. Cioè, adesso è... vedi come ha imparato? Ha imparato subito. Subito. Se fosse tu avresti indagato tu? Commissario Ferrari avresti indagato. Secondo te chi c'è che va? Lo sai tu? Cosa? Che c'è qualcuna che guarda l'altra? Sì, sì, ma si vede. Basta, cioè se le guardate. Cioè, guardali. Guarda. Tu li guardi, guarda che si guardano già, sei tu. Non guardarmi. Già si sentono in colpa. Guardarmi. Scherzavamo, via, non scherzavamo affatto, grazie mille. Simone, basta, di maschi qua non ce ne sono più, tranquilli. Di qui invece abbiamo Matteo, tre in fila, sono in diagonale, sono come i pollici del televisore. Allora, cominciamo da Matteo, Matteo il cameraman, vai. Matt, ciao Matteo. Ciao. Come ti trovi tu a fare il camera, Bene, tranquillo, sì. Bene. Chiediamo la regia. È carino. Nicola, come sta facendo come cameraman? Sta andando bene? Nicola è un buono, va bene. Passato. Tu ti trovi bene con tutte queste ragazze, Matteo? Ma sì. Ah no, beh, ti vedo entusiasta, cioè sì, ti vedo proprio convinto. Sì, basta avere i tuoi amici maschi in classe, sei a posto. Ma di cosa parlate? Di calcio parlate mai? Non si può dire di cosa parliamo. Non si può dire? No. Non si può dire. E di cosa parlo secondo te, Paolo? Calcio. Ah, calcio, è una parola brutta, io calcio. Calcio, vabbè, non me lo dirai questa volta, grazie Matteo, ma sei fidanzato con una di loro? No. Assolutamente no. C'è qualcuno che tra di loro è fidanzato? Pausa. Anche qua. Vuoi che mandiamo in pubblicità poi mi rispondi dopo, no?
passo anche questa risposta. Cioè, siete omertosi, siete una classe di omertosi. Sentiamo, tu non sei fidanzato, ok. Io no. Passiamo invece alla parola fidanzato, eccolo qua. Sicuramente tu sei fidanzato con qualcuna di loro. Hai un filarino. Si diceva filarino? No. Un filarino si diceva una volta. Quando si faceva la doccia una volta a settimana, si diceva un filarino. Ciao, come ti chiami tu? Andrea. Andrea? Sì. Ciao Andrea. Hai una simpatia particolare per qualcuna delle tue compagne qui? No. Non ne voglio sapere. Oh, com'è bello. Anche tu sai che quando torni poi le prenderai, tranquillo, non preoccuparti. Andrea, come sono? Sono simpatiche le tue compagne? Chiacchierano? Sì, dai. Approssimativamente. Approssimativamente. E da tanto tempo sei con loro? Sei appena arrivato? Sei da 3 anni con loro? 2 anni. Secondo anno. E come mai hai fatto questa scuola tu? Non hai detto troppe ragazze? Cioè hai detto troppe ragazze, dai che vado, oppure te vado, ma però ci sono troppe ragazze. Ma non è di sicuro per la ragazza, più che altro per la scuola in sé. No, non ci siamo. No, è sicuramente per le mie compagne che sono bravissime. Vai, esatto, ripeti, mi dico vai. Io ripeto, lo aiuto, ti stiamo, Andrea, ti stiamo offrendo una via di fuga. Esatto. Voglio bene a tutte. Proprio no. Perché loro sono proprio simpaticissime. Esattamente. Ma come le vorremmo proprio avere, proprio sempre. Grande Andrea, hai capito tutta la vita, grazie mille. Diamo il microfono invece qui a... Sai che lui è bravissimo con i film? Se tu dici una frase tipo... Ehi tu porco. A me. Leva le mani di dosso. Grandissimo. Punto. Grande citazione del Ritorno al futuro. Ti piace il film? L'ho visto soltanto 3 miliardi di volte. Ah, soltanto quelle 3 volte. Lì. Sono simpatiche le tue compagne. Tu sei fidanzato con una di loro? No. No, assolutamente no. Preferisci vedere i film? Sì. Gli stessi film, ma non fidanzarsi. E sono simpatiche, come sono? Cioè, avranno una qualità queste ragazze qua. Ci pensa, ci deve pensare. Non possiamo mandare uno stacco pubblicitario? No. È meglio. No, questo abbiamo fatto vedere oggi, prove di sopravvivenza maschile in classe a predominanza femminile. Potrebbe essere questo, grazie mille, è stato gentilissimo, complimenti. Abbiamo detto il tuo nome, sì? Francesco. Francesco, grazie mille Francesco, vediamo i meme insieme, via. Fidanzata, partita di calcio, e questa nella classe femminile, fate vedere un meme del genere, vedi che c'è il gelo. È caduto il gelo e anche un po' lo sdegno. Non l'hanno capita perché. Non l'hanno capita. È come la partita di calcio, non si capisce. È come fuori gioco, non si riesce a capire. Bellissima modo di dire. Vediamo la seconda. Dai, studiamo per la maturità. Per un buon voto. Per un 60. Arr! Che classe. Arr! Arr! È bella questa, eh. Aspetta che questa. Adesso Paolo ce la spiega. No, è meglio di no. Beh, la teniamo così, bella, eh. Cioè, è lui... Chi l'ha scritta questa? Chi la fa? Chi la... Anton! E d'altronde è uno che non sappiamo di che cosa si veste nel cosplay, non potevamo... Ma ti veste, cioè, si veste per dire... così? Si veste così? È lui il personaggio? Ti vesti così? È il tuo cosplay? Anton? Ma non è un cosplay, scusate, no? Non c'entra relativamente nulla. Perché questa, quando fa per un 60, lui si arrabbia. No, in realtà l'espressione è che il bambino non vuole mangiare, ma per il 60 lo farebbe, quindi va. Ah, bello. È quello il senso del meme. Sai che era più bella non spiegata, pensa un po' a te. Allora ci fermiamo tra poco, torneremo ancora insieme in via Novelli, qui insieme a voi. Novelli è anche cultura, o tentativo almeno di farla, e lo facciamo in particolare oggi con gli amici del Sacco Stuardo, con la professoressa Caterina Francolini. Grazie mille, professoressa Caterina. Per noi Caterina. Commenti per il look, intanto. Grazie. Nella settimana in cui abbiamo avuto Missoni abbiamo anche una persona che invece si veste una certa eleganza, non come noi triviali, un po'. Da citoplasma. Voglio essere sul mitocondrio, non si può dire, è una cosa brutta, perché poi dice... Sì, è una cosa bella. Bruttissima quella che è. Perché professore di scienze. Sì. Scienze naturali. Ah, naturali, perché ci sono anche quelle...
perché nell'indirizzo del Secosuardo di Scienze Umane si chiama Scienze Naturali. Sì. Allora, queste Scienze Naturali. Sì. È una bella, ma quante ore insegna? Allora, in questo indirizzo sono 2 ore per classe, quindi ho 9 classi con solo 2 ore per ognuna. Perciò non si ricorda i nomi. No, invece sì, sì, sto imparando. Sì. Sto con calma, insomma. Però tanta roba, 2 ore, basta. Professoressa che arriva 2 ore. Lei interroga, è severa? È già diventata, vedremo. Già cambiato espressione del volto, tutta sorridente. Sono molto severa. Molto severa, aia mamma. E com'è fatto scienze lei? Allora, sono laureata in scienze naturali. Perché avrei fatto scienze naturali o filosofia, perché da sempre mi chiedo chi sono, da dove vengo e dove vado. Ci sarà e quindi posto, diceva Woody Allen. Oggi farei storia dell'arte, credo, che forse è l'unico approccio intuitivo, secondo me, che ti fa cogliere il senso della vita e da dove vieni, chi sei, dove vai, come che diceva Gauguin. Già Paolo, il brodo di Giugia, l'amo già. Noi l'amiamo già. Usa parole tipo ti fa intuire, che già rispetto alla... Intuizione. Dico, io posso sapere, no. Ti fa intuire. Al massimo noi intuiamo le cose. Perché l'intuizione è un processo in cui non ti rendi conto, ma lo sai. Però è la storia dell'arte, potrebbe essere davvero una... Sì. Altro che filosofia, altro che scienza naturale. La storia dell'arte è l'espressione, secondo me, dell'uomo, un'esigenza di esprimere quello che sente, quello che coglie. E quindi è... arriva a tutti, è capibile da tutti ed emoziona. Adesso voglio sposare, non so perché sono già prima ero innamorata. No, ho già dato. Ho già dato, anche io ho già dato. Poi non sa che fallimento sarebbe con me, che sono pessimo. Ma allora ha fatto scienze naturali, ha scelto consapevolmente quando era... Cioè si riesce a scegliere quando finisce il liceo a fare... Ma secondo me la fortuna è se hai una passione, se hai una passione quella devi seguire. Ho sempre amato gli animali e quindi invece di filosofia ho scelto scienze naturali per diventare etologa, cioè studiare il comportamento animale. Come Danilo Mainardi, mi ricordo. Come Danilo Mainardi. Danilo Mainardi, caspita. Che era un e grande... ho studiato a Parma proprio perché c'era Danilo Mainardi, padre dell'etologia. Padre dell'etologia italiana, sì. Perciò del comportamento degli animali. Sì. È rimasta ancora degli animali in casa? Ho degli animali in casa, ho i furetti. I furetti non sono cattivi? No, sono non mordono i furetti. E buoni. Adesso che non ci sono più vorrei riprenderne degli altri. E ho un galgo, che è un levriero spagnolo che ho... Un galgo? Cos'hai in casa? Un gatto? No, un galgo. Ho anche il gatto. C'è una roba, anche un gatto. Il galgo, è un il galgo spagnolo, invece è un levriero spagnolo. Che viene utilizzato e sfruttato in Spagna per rincorrere le lepri e dopo un paio d'anni di sfruttamento lo abbandonano o lo impiccano. E allora ci sono delle associazioni, sia a Bergamo che in altre città, che li prendono dalla Spagna e si possono adottare. Ma che storia è questa? Paolo, ti chiedo questo, la torre del Galgario viene dal galgo? No. Dal gatto? Dal galgo. Il gatto? No. Perciò è amante degli animali. Veterinaria no, però, perché dice... Veterinaria no, proprio perché la mia indagine era più esistenziale e quindi a me piacciono le scienze cognitive, le neuroscienze, capire gli animali sono intelligenti, sì, che cos'è l'intelligenza, cos'è il problem solving negli animali, non solo, quindi nel bambino, nell'uomo. Per cui ho quel taglio, diciamo. Bella cosa. E come si trova il Secosuardo? Come scuola? Che tipo di scuola è? Allora, sono arrivata da poco, io ho tanti anni che insegno, ma è il primo anno che sono al Secosuardo. Dove è stata prima? Ero in una scuola privata in cui insegnavo in tanti indirizzi diversi, quindi ho esperienze, diciamo, molteplici. Però tutto il femminile nel linguistico e qui direi che la prevalenza è di classi comunque, solo femminile. Solo femminile comunque, non in questo tutte. Caso, non tutti, non perché eravamo tutte, qua, abbiamo visto sì. Anche Giuseppe, Anto, ci sono, però in genere diverso, però in prevalenza. Sì. Oggi invece cosa ci spiega? Poi torneremo, oggi abbiamo, noi come sempre diamo 1 minuto e mezzo per spiegarci un argomento, ero preoccupatissimo perché altre volte era matematica e alla fine se mi interrogavano non capivo niente, oggi ho detto magari viene scienze, io ero bravo in scienze. Però in 1 minuto e mezzo io ho deciso così a bruciapelo di parlare della membrana cellulare. La professoressa Caterina Francolini ci spiega per Social School la membrana cellulare. Allora, la membrana cellulare, questo l'ha scritto, questa è una formula matematica. Okay. No, innanzitutto stiamo parlando ovviamente di biologia, quindi le scienze naturali indagano la natura, le forme di vita, ma non solo.
stiamo parlando di un secondo anno in cui si affronta la biologia e la cellula nel dettaglio. Tutte le cellule, procariote ed eucariote, hanno la membrana cellulare, cioè sia quelle primitive che evolute. La membrana cellulare quindi non è altro che un involucro che deve avvolgere, proteggere la cellula, ma non isolarla dall'ambiente esterno. La membrana cellulare quindi deve permettere, potremmo fare così, uno scambio con l'ambiente esterno. Avrà quindi determinate funzioni. Le funzioni FX, come in matematica, oddio, sta a indicare proprio a che cosa serve. In biologia si dice che la forma rispecchia la funzione. Non è esattamente sempre così, ma da un punto di vista scolastico, didattico, può essere molto utile. Perché se io ho una determinata struttura è perché devo compiere certe funzioni. La membrana cellulare viene anche chiamata membrana plasmatica o plasmalemma. Plasmalemma è un sinonimo. E è costituita da delle molecole particolari che vengono chiamati fosfolipidi. La membrana cellulare quindi è costituita da un doppio strato di fosfolipidi costituiti da teste e da code. I fosfolipidi sono delle molecole complesse, lo dice la parola, che contengono fosforo e lipidi, cioè grassi. I lipidi hanno una caratteristica, cioè hanno una testa che viene definita idrofila, che è a contatto con l'acqua, e una coda che viene definita idrofoba, cioè, posso chiedere a qualcuno? Cosa vuol dire idrofoba secondo voi? Paolo. Idrofila è che gli piace l'acqua. Benissimo, idrofoba, infatti. Idrofoba è che c'ha paura dell'acqua. Benissimo, quindi idrofila vuol dire che ha un'affinità con l'acqua, idrofoba, come diceva, che ha paura dell'acqua. A cosa serve questo? A rendere la membrana non solo direzionata nello spazio, ma ad avere una funzione di protezione, sì, ma anche di far entrare o uscire certe sostanze. Se noi non facessimo entrare nella cellula nulla, cosa succederebbe? Morirebbe. Così morirebbe. Ecco che quindi devono entrare certe sostanze nutritive, ed altre invece non devono assolutamente entrare. Per noi ci va, grazie mille professoressa. Esatto. Come raccomodare? Avevo bisogno di un'ora. In un'ora avremmo raccontato molto più, ma in un minuto e mezzo è quello che si può sapere, un minuto e mezzo, che è il poche medio, cose. L'intelligenza. Noi abbiamo anche fatto un piccolo esperimento, Paolo prima, alla sì. cieca, come Uri Geller, sì. ha tentato di disegnare la sua membrana cellulare, cellula sì. con la membrana. Paolo, posso mostrarlo? Anche no. Okay. Lo giro allora la lavagna, attenzione, vediamo cosa ha fatto. Non è che la testa di Simpson, no, perché no. Vediamo qua cosa hai fatto. Però tanta però roba, tanta c'è roba, scambio, eh. C'è uno scambio. Cioè, ma ne sa una più del, cioè, a parte che sembra una fetta di carne dei cartoni animati, sai quella famosa fetta che è rossa e qua è bianca. Però questa è la cellula. Lui ha disegnato in più, cos'era questo? Il nucleo? Il nucleo della cellula, la cellula, gli organoli cellulari. E poi l'idea dello scambio fra l'interno e l'esterno. Cioè adesso. Ma ci sei arrivato? Ma ti ricordavi dal liceo? No, ho studiato prima, ho guardato su Wikipedia. Ne sa una più del diavolo. E quelli erano le code e le teste? Sono le sostanze, utili. Che, fosfolipidiche. Sì. Sono le sostanze utili, presumo. A utile. Sì, a utile. So, tipo i sali, no? I sali, dice lui. I sali, sì. Oppure la cosa di cui ha bisogno la cellula? Ossigeno. 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 Glucosio, ossigeno. Glucosio, ossigeno. Ioni. Ioni, che non è una parolaccia, Bene. Ma l'uovo è una cellula? L'uovo è una cellula? La cellula uovo. E perciò il guscio dell'uovo è la membrana cellulare? Non è proprio esattamente così, perché dipende dall'organismo. Per esempio, nelle donne l'ovulo è una cellula ploide, viene chiamato gamete e non ha quella certo. struttura. Perché? Perché è già all'interno dell'organismo. Dell'organismo, perciò nei mammiferi è così. Invece dipende ovviamente dalla strategia, si dice adattativa, e quindi da come sei evoluto. Sapevo che l'uovo era una cellula, pensa, l'unica cosa che so io... Ma è nato prima l'uovo o la gallina? Bisognerebbe essere dei filosofi, forse anche degli artisti per intuire questa no, cosa, è biologia. Credo. Chi è nato per primo? La
La gallina? No, la cellula, l'uovo. La cellula, l'uovo era tu per primo. Era la prima la cellula. È quello. Cioè, abbiamo risposto così. Fermi. Cioè, noi in una puntata del genere, in un giorno qualunque, noi abbiamo risolto il problema di miliardi di anni, cioè milioni di anni. Cioè, è nato prima, l'uovo è nato. Arrivato prima. Cioè, quando mi chiede qualcosa, l'uovo, la cellula da prima. Andiamo a nero, che faccia una bella figura, chiudiamo qua. Grazie mille, professoressa Caterina Francolini, grazie a voi. Ehi, tu porco, levale le mani di dosso. Ehi, tu porco. Vai. Ehi, tu porco, levale. No, lo dico io, ehi, tu porco. Ha capito subito Paolo, è stato un fraintendimento. Stavo dicendo, stavo non facendo una prova tecnica, diciamolo, anche a casa di qualche televisione, però ti dicono subito. Non permetterti di dirmi, te lo dico io, capito? Vai. E tu no, te lo dico io. Provo la terza. La terza, vai. Se mi è bellissima questa. La vedremo nel finale. Okay. Tra l'altro ci vediamo proprio nel finale. No, sei arrivato? Ok. Aspetta, ci siamo con le camere? Dice già, ma è tu poco. Vai. Devo dirlo. Adesso lo dico. Non lo capisco. Vai. E tu porco. No! Solo la seconda parte. Ah, ok, capito. Ho capito. Ha capito. Fermati Paolo, fermati. Ci sono, fino a... Ho capito. Vai. Perché noi no, ma tu sì, vai. Aspetta che... Fermati. Aspetta che la prendi. Ce l'abbiamo. Sono un po' tardo, ma quando arrivo ce la faccio. No, tranquillo. Sei un grandissimo. Per efficienza te la lancio io così almeno non sbagli. Sì, dai, falla tu. Vai. Levali... No, scherza. Ehi. Ehi tu porco, levale le mani di dosso.